descriviamo la natura con delle equazioni. Quando ero alle medie andavo su Wikipedia a curiosare sulle pagine di quello che mi interessava e trovavo sempre tutte queste lettere mischiate fra di loro con degli uguali in mezzo. Mi chiedevo, perché usare proprio le equazioni? L'equazione è un mezzo potentissimo perché ci permette di dire che qualcosa è uguale a qualcos'altro. Quindi conoscendo qualcos'altro possiamo conoscere qualcosa. Questo meccanismo è una sorta di macchina del tempo che ci permette di capire cosa accadrà o cosa è accaduto in passato. Se abbiamo dati a sufficienza e un'equazione che descrive il nostro fenomeno, possiamo conoscerlo in ogni sua parte. E ciò che è più stupefacente è che apparentemente lo stesso universo segue delle equazioni. Così noi con i nostri numeri e le nostre lettere siamo in grado di descrivere l'evoluzione di una galassia, l'espansione dell'universo, il moto dei pianeti. E nessuno sa davvero perché è così. Neanche il più brillante degli scienziati ci può motivare perché la natura ha scelto di seguire la matematica. E ciò che fa la scienza è esattamente rincorrere la natura.